Cacciato una scarpa. Bentornati sul mio canale. Oggi parleremo di Beh, questa è la prima volta addirittura che facciamo una call dall'altra parte del mondo. Enrico, il ragazzo che vi presenterò adesso, vive in Nuova Zelanda. Eccolo lì. Aspetta. Ciao, ho fatto Big Rock, ho conosciuto un sacco di ragazzi, un sacco di amici che tuttora sono in giro per il mondo. Ho fatto il primo tour in America che è organizzato da Big Rock, sono andato in Belgio, in Scozia, poi sono tornato in Italia per un po', poi Germania, poi Londra, poi Italia un altro po', poi Londra ancora, poi qua. No, sono camera TV. Le riprese le faccio, le trasformo in camera di tre dimensioni per poi chi deve fare layout o comp o finto. Di solito faccio motion edit, anche se di solito faccio animazione pura, creature animation. Mi hanno assunto qui, sapevo che motion edit avevano un reparto di motion capture molto avanzato e allora mi è venuta l'idea di provare a fare motion edit perché provare, imparare qualcosa di nuovo. Molto divertente, molto interessante e non me ne penso, sono qua da un anno e... Valerian è stato il primo progetto che ho lavorato qui, ci ho lavorato per 6 mesetti. Interessante, mi sembrano veramente cose molto semplici per poi avere scene con molti personaggi in scena ed è stato molto divertente. La puoi fare delle riprese che avevamo degli attori lì che giravano per l'ufficio con le tutine da motion capture particolarmente divertente. Scene quelle sulla spiaggia, tutte full CG. Gli alieni non sono... cioè non c'è niente di reale con gli alieni, hanno solo preso la base del motion capture degli attori, tante volte fatti anche da altra gente perché non dovevano rifare delle scene. Però praticamente è tutto finto, non c'è niente di vero. C'è una storia carina, il primo alieno che si vede sul... all'inizio del film, che è quello che trae un po' la faccia da pesce, quello era disegnato su un tovagliolo o una cosa del genere, un fogliaccio di carta, e Luc Besson continuava a insistere che quello era il suo alieno preferito, il migliore di tutto il film, che si vede su 10 shot il numero. E quando siamo andati a chiedergli ma come lo vuoi, come si muove, cosa fa, chi è, non lo so, fate voi. Noi abbiamo il premio mock-up direttamente dallo stage, quello fatto da loro, e lo mettiamo nel corpo delle creature, degli alieni o di chi che sia. Abbiamo la rifinitura con tutti gli ultimi dettagli, possono essere dita, facciali, tutto quello che è. Alla fine siamo più cacciaroni, perché ci dicono tutti che non facciamo niente, che non ci divertiamo e basta, che è un po' vero, però... Secondo me il motion editing è una bella cosa per partire. Ti alleni un pochettino l'occhio. Referenze avete usato per come si muovono? Prima avevamo le riprese che hanno fatto loro, erano degli omoni enormi, delle persone fisicamente molto alte, che indossavano delle zeppone così ai piedi e cercavano di muoversi in maniera goffa. Però hanno fatto degli studi per cercare di creare un carattere un po' più plausibile, perché se vedevi come si muovevano quelli sembravano veramente delle persone con ridotta mobilità che cercavano di fare cose. È stata la più difficile da animare? Beh, potrei dirti veramente i Mulan, perché erano diversi da tutti gli altri. Erano comunque, si vedono per un bel pezzo del film, c'è una bella sequenza, sono molto ingombranti, quindi anche loro cercare di combattere, muoversi, non è facile. Beh, grazie mille per il tuo tempo e in bocca al lupo per grazie. Tutto.